Buongiorno a tutti, dal mio Instapack in questo nuovo video, scusate intanto stavo bevendo, sto bevendo un po' di caffè, quindi siamo qua in questo nuovo video per parlare di Milan-Juventus, il giorno prima della partita di Milan-Juventus in Coppa Italia, stasera ricordiamo sempre Napoli-Inter, sempre di Coppa Italia semifinale, però prima di parlare di Milan-Juventus, parliamo di questa indiscrezione che c'ho qua davanti nel computer, che uscì stamattina. Marcellino dovrebbe essere nuovo allenatore del Milan da partire da giugno. Indiscrezione. Viene dalla Spagna, Mundo Deportivo. Io non conosco questo Marcellino, non so se potrebbe far bene o no, ma forse io avrei fatto senza in altri nomi. Magari che conosco per il calcio italiano, però comunque se dovesse avverarsi questa indiscrezione, arrivasse Marcellino, io sarei tra i primi a far lavorare in pace e dare fiducia al nuovo allenatore. Finendo il discorso di questa indiscrezione, parliamo di Milan-Juventus. Cosa penso di Milan-Juventus? Io vedo una partita imprevedibile, molto imprevedibile, perché il Milan ha dimostrato primo tempo di far bene, primo tempo contro il derby, e secondo tempo un disastro, il Milan era nulla. Quindi la Juve sa di trovare un Milan diverso dall'andata, è molto più cattivo rispetto all'andata. Quindi la Juventus non deve fare di sottovalutarci a noi, perché il Milan può fare male, questo Milan può fare male con un Ibrahimovic in più. Come pronostico per il sportivo, io vedo un pareggio, visto che andata e ritorno deve partire, ma il Milan farà di tutto per vincere in casa davanti ai suoi tifosi, più di 60.000, quasi sold out. Il Milan, scusate se mi sono interrotto, che pensavo di che non era partito via. Comunque, Milan vuole fare arrivare questa gioia ai tifosi, perché noi tifosi, giustamente, che lo meritiamo una gioia. Che non molliamo questa squadra. Ogni partita siamo sui 60.000. I tifosi del Milan hanno bisogno di una gioia. Speriamo che arriva proprio domani sera. Comunque, io però la mia l'ho detta su Milan-Juventus. Voi vi invito di condividere e commentare se vi è piaciuto questo video, commentare su quello che pensate voi, così ci scambiamo un po' di opinioni per quanto riguarda gli argomenti che tratto ogni video, e soprattutto di questo video. Vi invito a mettere un mi piace, condividere, commentate. Vi invito di nuovo a commentare. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, Instagram, il Milanista Pazzo, TikTok, il profilo di TikTok, il Milanista Pazzo Official, e iscrivetevi sul mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e attivate la campanellina per aggiornarvi nei nuovi video in uscita. Bene tutto. Un video per domani, potrebbe arrivare la mia prima live reaction su una partita del Milan. Voglio fare questo esperimento, provo a portarvi nuovi contenuti. Speriamo che potrebbe funzionare in casa, se funziona potrebbe ritornare. Allora, quindi il video finisce qua, ci vedremo in caso dopo Milan Juventus con una live reaction, se la farò. Comunque vi aggiornerò sul mio profilo di Instagram, quindi seguitemi per forza se volete sapere questa novità. In caso non ci rivediamo per la live reaction, ci vediamo il giorno dopo di Milan Juventus con un post partita di quello che penso. Bene e male, forza mia, speriamo in bene.